Eder. Mech. Pallister. Venerdì 18 febbraio Sebastiano Visin Team precisa che l'anello è stato trovato a casa, sistemato in una bustina dentro una piccola scatola, dove Lily conservava alcune tra le cose più preziose, come la fede di sua madre. Sono venuti a verificare che le chiavi trovate addosso a mia moglie siano quelle di casa nostra, e poi mi hanno chiesto di poter fotografare gli armadietti dove teniamo i farmaci. Pensino abbia preso dei farmaci. In casa ci sono quelli che io assumo perché affetto da scompenso cardiaco, e poi tachipirina e aspirina. Non mi sono accorto se da casa mancavano dei blister, anche perché era lei che abitualmente si faceva inviare le ricette dal mio medico e poi andava ad acquistare i medicinali. Paolo Bevilacqua è un amico, non mi deve difendere da nulla perché io non ho nulla da cui dovermi difendere, ma mi supporta, mi consiglia. L'ho nominato come persona offesa. Sono il marito di Liliana e voglio capire qualche cosa in più anche sull'autopsia, aspettando i risultati degli esami tossicologici. Avrei voluto accarezzarla e quella sera prima di andare a dormire. Ho cambiato le lenzuola e ho risistemato il pigiama che indossava sotto al cuscino. Ho trovato anche una scatoletta dove metteva i bigliettini dei baci perugina che io le regalavo. E mi si è stretto il cuore. Il fatto che lei non mi abbia detto che aveva un'amicizia con questo altro uomo mi fa male perché non credo sia stata lei a decidere di non dirmelo. La mia Lily è sempre stata un po' fragile, bambina, e quella mattina deve essersi resa conto di quanto stava facendo e ha preso una decisione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.